Incidente mortale questa mattina a Torino in via Pietro Cossa all'angolo con via Servais, dove una donna di 50 anni è stata investita sulle strisce pedonali da un autocarro. In fase di ultimazione la bozza del nuovo regolamento municipale in merito alla somministrazione di alcol e agli orari per consumarlo. 3 alloggi ATC sono stati assegnati a famiglie in graduatoria grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. A Cuneo, assemblea del commercio Filcams in vista del congresso generale. Salvatore Borsellino, fratello del giudice Paolo, scomparso il 19 luglio 1992 in un attentato di mafia a Palermo, in visita all'Istituto Copernico di Torino per parlare di lotta alla mafia e del movimento Agende Rosse. Si è svolto presso l'area mercatale di Caluso un corso di guida stradale in sicurezza organizzato dai Lions Club. Intervista con Federica Isola, fresca campionessa individuale europea di spada under 20 e il suo allenatore Massimo Zenga. Altro incidente mortale stamattina a Torino, questa volta in via Pietro Cossa, angolo via Servais, vicino al parco della Pellerina. Intorno alle 7.40, secondo le prime ricostruzioni della squadra infortunistica del nucleo radiomobile della Polizia Municipale di Torino, una donna di 51 anni, di nazionalità filippina, è stata investita da un autocarro mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. Il suo corpo sarebbe stato trascinato per diverse decine di metri. Il conducente del veicolo, che ha prestato i primi soccorsi, è anche stato sottoposto all'alcol test, che ha dato esito negativo. Qualche giorno fa, a Torino, in corso Regina Margherita, all'altezza del sottopasso di corso Principe Oddone, aveva perso la vita un ragazzo rumeno di 28 anni, che era stato investito da un suo connazionale di 26, risultato positivo all'alcol test, con un valore 4 volte superiore al limite consentito per legge. Niente più bevande alcoliche consumate all'aperto e nuovi orari per la vendita di alcolici. Sarebbero queste le due novità importanti del nuovo regolamento di polizia urbana della città di Torino, al vaglio del Consiglio Comunale nei prossimi giorni. L'introduzione del divieto di vendita di alcolici di asporto si aggiungerebbe quindi a quello di vetro e lattine, operante dalle ore 23 già da tempo. Ma per gli amanti della Movida resta la speranza che queste regole siano applicate solo in alcune aree e in determinati periodi dell'anno. Determinante in questo senso sarà il confronto con le forze dell'ordine, i residenti e i commercianti, che porteranno all'approvazione di delibera ad hoc da parte della Giunta Appendino. La linea generale sarà quella del regolamento e poi saranno indicate le aree a rischio con i divieti, gli orari di vendita consentiti e quelli vietati. La bozza del provvedimento è pronta, in queste ore al vaglio dei consiglieri di maggioranza. Il suo passaggio in aula è previsto entro la prossima settimana. Il divieto di vendita di alcolici da asporto sarà con ogni probabilità a partire dalle 21 nelle aree individuate di volta in volta a rischio. San Salvario, Banchiglia e Piazza Vittorio, ma il perimetro potrà essere modificato ed esteso a seconda delle richieste dei residenti e dei commercianti. I divieti saranno comunicati dai gestori delle aree coinvolte e l'amministrazione informerà anche la cittadinanza dove sono in vigore i divieti di vendita e quando si potrà effettuare la somministrazione. La parola ora al Consiglio Comunale, dove la bozza definitiva del nuovo regolamento sarà discussa e poi votata. 3 alloggi ristrutturati e consegnati a famiglie inserite nelle graduatorie. Grazie al finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, al progetto triennale Finalmente Casa 2017-2019, è stato possibile il recupero e la tempestiva assegnazione degli alloggi. Nella sede della Fondazione sono state illustrate le linee generali del progetto, concepito quale parziale risposta alla problematica degli alloggi di edilizia sociale non assegnabili e quindi sfitti, a causa di necessità manutentive cui l'agenzia territoriale non riesce a fare fronte in tempi congrui e con le procedure e le risorse ordinarie. È un progetto che mira a recuperare degli alloggi attualmente sfitti perché in cattivo stato manutentivo e così poterli assegnare alle famiglie utilmente inserite in graduatoria. Si tratta di alloggi il cui stato è talmente deteriorato da non poter essere inseriti in quei range di spesa che
la legge regionale ci consente. E solo con l'aiuto quindi del concorso di finanziamenti esterni e di risorse interne riusciamo a recuperare, ottenendo un duplice risultato. Il primo è evidente, poter dare una risposta abitativa a chi ne ha bisogno. Il secondo risultato è sottrarre al rischio di occupazioni abusive alloggi che, per quanto deteriorati, se rimangono vuoti a lungo tempo, soprattutto in certe zone della città, corrono appunto il rischio di essere occupati, e in questo modo si va a sottrarre un legittimo diritto a chi invece, essendo in graduatoria, meriterebbe. Ecco. Questa azione di ATC è stata presentata questa mattina alla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. Qual è stato il ruolo della Fondazione? Il ruolo della Fondazione è stato intanto capire lo sforzo che ATC Piemonte Sud sta producendo per recuperare una situazione in gran parte ereditata dal passato e in parte creata appunto da questo periodo di crisi che dal 2008 fino a oggi, insomma, sta causando forti problemi ai tessuti sociali più vulnerabili. E è stato appunto il ruolo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria quello di mettersi a disposizione con un progetto pluriennale, e a fronte, come dire, delle nostre richieste dettagliate, estremamente puntuali, e della garanzia di agire in tempi certi, con modalità certe e soprattutto di arrivare all'assegnazione immediata di questi alloggi recuperati, ebbene la Fondazione ha deciso di accordarci un contributo annuale di 25.000 euro. Il Presidente stamani ha detto minimo di 25.000 euro per poter proseguire in questa azione. Io penso che sia un congresso molto importante questo che si appresta a fare la CGIL nazionale, poi con tutte le sue diramazioni sul territorio. Sia che penso che sia fondamentale una discussione, perché noi dobbiamo, come dire, traghettare la CGIL verso un'altra epoca. Noi eravamo abituati ai cambiamenti basati su generazioni, cioè tra padre e figlio. Io credo che i cambiamenti non saranno solo più tra padre e figlio, ma saranno di anni, cioè di lustri al massimo, perché i cambiamenti in atto sono grandissimi. Pensiamo a quello che sta portando la digitalizzazione in tutti i mestieri, pensiamo a come stanno scomparendo alcuni mestieri, penso ai bancari, ma penso anche al lavoro impiegatizio. Noi ci troveremo in un'epoca in cui molti studi ci dicono che ci sarà una parte che lavorerà con altre professionalità, altri stipendi, altri che faranno lavori di meno valore, purtroppo che saranno pagati molto poco, e altri che non avranno nulla. Quindi queste sono le sfide principali che ci aspettano per il futuro. Sarà un futuro molto complicato, noi abbiamo bisogno però di discutere fra di noi per come affrontare veramente questo futuro, sapendo bene che dobbiamo anche fare delle scelte. Le scelte costano fatica, ma noi abbiamo bisogno di coinvolgere in questo modo, in questa discussione che stiamo per fare con tutto il gruppo dirigente, ma non solo il gruppo dirigente, di sentire e ascoltare tutti. Oggi sono contenta di partecipare al direttivo e all'assemblea generale del congresso CGIL, 18° congresso CGIL, di essere stata coinvolta per poter comunque esprimere il nostro contributo come lavoratori in primis sui diritti cittadinanza, su solidarietà, democrazia, sviluppo e uguaglianza, e io e il mio gruppo di lavoro abbiamo deciso comunque di esprimere uno spunto su tutti e quattro i temi in modo da poter partecipare attivamente alla costruzione del documento congressuale. In passato ho già partecipato ad altri congressi e effettivamente questo è il primo in cui mi si dà l'opportunità di partecipare più attivamente con questi gruppi di lavoro e potermi confrontare con altri lavoratori che non sono prettamente del mio stesso settore. Ci rendiamo conto man mano che discutiamo degli atteggiamenti dei lavoratori all'interno dell'azienda, per quanto appunto sono lavori completamente diversi, che poi invece
le realtà sono le stesse, le difficoltà sono le stesse, le paure dei lavoratori sono gli stessi. Siamo all'Istituto Copernico, qua a Torino abbiamo il grande piacere di essere in compagnia di Salvatore Borsellino perché è venuto a parlare agli studenti di mafia. Quanto è importante sensibilizzare i giovani? Guarda, è importante perché dai giovani nasce la speranza che il nostro paese possa liberarsi da questo cancro, da questo tumore che da sempre ne ha corroso in qualche maniera il tessuto. E i giovani erano la speranza di Paolo, già 25 anni fa, come ribadisce nello stesso giorno in cui viene ucciso nella sua ultima lettera, e quindi io continuo a mantenere viva questa speranza e per questo incontro i giovani dovunque mi chiamano, così come mi fece promettere nostra madre il giorno dopo la morte di Paolo, che ci disse: adesso andate dappertutto a parlare del sogno di Paolo, perché fino a quando qualcuno ne parlerà vostro fratello non sarà morto. Ecco, io cerco nel mio piccolo di fare continuare a vivere mio fratello, anche se credo che il sogno di mio fratello era così grande che potrebbe vivere anche da solo. Ecco, gli studenti come reagiscono quando ci sono le sue conferenze, come vengono organizzate? Ma le conferenze vengono organizzate o per chiamano direttamente gli istituti, diciamo, nei quali vado. Spesso succede che mi chiamino i ragazzi stessi durante le ore di autogestione, oppure diciamo ci sono i gruppi del Movimento Agenda Rossa che sono sparsi in tutta l'Italia, ci sono almeno 50 gruppi, ognuno intitolato a una vittima della violenza mafiosa, e sono loro a organizzare gli incontri e a chiamarmi nelle varie città d'Italia. È così che giro tutta l'Italia. Ecco, molti giovani, soprattutto i giovanissimi, non sanno esattamente cos'è la mafia. Lei da dove parte? Come glielo spiega? Io cerco sempre di partire da quella che è la mia esperienza di vita, cioè il fatto che io sono nato in una città come Palermo, nella quale la mafia la si respirava addirittura. Ho scelto di andare via pensando così di lasciare alle spalle tutto quello che non mi piaceva. E poi mi sono reso conto che la mia scelta si è rivelata inutile, perché quello da cui ho cercato di fuggire, perché questa è la parola, me lo sono ritrovato dove, al nord del nostro paese, dove oggi vivo in Lombardia. Lì nella regione dove vivo, come in tutte le regioni del nord, la criminalità organizzata è fortemente presente. È stata giusta la scelta di Paolo. Quando qualche cosa non ci piace bisogna cercare di combatterla, non pensare che ci siano gli altri che devono fare qualcosa per noi. E questo è quello che io cerco di diffondere nei giovani. E ci tengo a dire che il movimento della Gente Rossa è un movimento che è nato quasi in maniera spontanea, appunto attorno ai miei incontri. E ho cominciato a parlare dell'agenda rossa, questo insomma uno dei punti neri, qualcuno l'ha chiamato la scatola nera della Seconda Repubblica. Dopo è successo che hanno cominciato i ragazzi, quando andavo a incontrarli, a sollevare dei foglietti rossi per ricordare questa agenda, e a poco, così, dall'impegno di tanti, di tante persone in Italia, è nato questo movimento. Organizzato dai Lions di Caluso, si è svolto presso l'area Mercatale un corso di guida stradale in sicurezza. E questa è veramente una bellissima iniziativa. Devo dire che è importantissima questa iniziativa e ringrazio veramente i Lions di Caluso, ma anche i Lions di Chivasso, che hanno collaborato a far sì che questa iniziativa sia veramente condivisa da tutti. E ho visto parecchie persone che hanno fatto queste prove, le ho fatte anch'io, tutte quelle che erano necessarie, e devo dire che sono molto molto educative. Qualcuna sarebbe veramente importantissima farla, perché è complicato frenare con un ostacolo improvviso davanti, e qui ti insegnano anche questo.
i ragazzi soprattutto dovrebbe essere una cosa che dovrebbe, non dico entrare come materia scolastica, ma però farla provare ai neopatentati, perché poi le informazioni che vengono date sulla posizione di che si deve tenere e su tutto, queste sono fondamentali per guidare bene. Guida sicura, assicurazione, un binomio indissolubile quasi. Ma per quello che riguarda la parte di sicurezza, le compagnie della situazione, in particolar modo la nostra compagnia, sta adottando tutti quelli che possono essere i sistemi più idonei, e la scatola nera, come viene chiamato contro il GPS, è uno di questi. Noi lo chiamiamo il salvavita, perché nel momento in cui, ahimè, dovesse esserci un incidente stradale, l'impatto fa scattare in automatico i soccorsi, la chiamata per i soccorsi. Salvavita perché se succede di notte in una zona isolata, avere la certezza di poter essere assistiti è certamente una grande sicurezza. In più la scatola nera, proprio per la prevenzione, mette nella garanzia di evitare quelle che possono essere le richieste fraudolente, quindi permette di evitare i bidoni, come si chiamavano, quindi mette nella sicurezza il proprietario dell'autovettura di sapere se è avvenuto l'incidente o meno. In più ovviamente permette di avere la sicurezza in caso di crash, di sapere come è stata la dinamica, come ha potuto determinare la dinamica. È comunque un'utilità, un sistema che dà utilità a per chi, come i Lions hanno voluto porre l'accento alla sicurezza, è una componente che aiuta ovviamente a prevenire e dare sicurezza ai proprietari, ai conducenti, soprattutto per quelle guide dei figli dove abbiamo la massima preoccupazione. Ecco, quindi sicuramente è un valore aggiunto. Sicurezza stradale fondamentale, dovrebbe diventare una materia di studio nelle scuole. Sì, assolutamente. Pensate ai drammi personali e ai costi sociali dell'infortunistica stradale, perché poi alla fine paghiamo tutti. Di glorioso, il Silvio Piola non ospita solamente la Provercelli di calcio, ma anche la Provercelli scherma. Nella sua ultracentenaria storia può infatti vantare tantissime vittorie dei suoi atleti, compresi diversi allori olimpici. E accanto alla tradizione c'è anche un presente ed un futuro assai radioso, rappresentato dalla 19enne Federica Isola, fresca campionessa europea individuale di spada under 20. Oltre al titolo continentale, Federica, tesserata per l'aeronautica militare, ha trascinato le compagne nella vittoria del Mondiale a squadre all'inizio di aprile e viene da 4 anni di continui successi in campo internazionale. Non solo, ma la prossima settimana sarà l'unica under 20 convocata al ritiro della prima squadra della nazionale a Parigi. Ovviamente questi risultati presuppongono impegno e sacrificio. Federica, che frequenta il liceo scientifico e fra 2 mesi sarà impegnata nell'esame di maturità, si allena tutti i giorni. Dalle 13 alle 14.30 la preparazione atletica e dalle 18 alle 19.30 la parte tecnica con la spada, senza poi contare weekend, quasi tutti dedicati alla scherma, fra gare nazionali, internazionali, ritiri ed allenamenti federali. Abbiamo incontrato Federica prima di un allenamento al Silvio Piola e oltre che dimostrare concentrazione e attaccamento per il suo sport, si è rivelata anche una ragazza umile e disponibile, nonostante i suoi precoci successi. Allora, io a schermo ho iniziato grazie a mio papà, che praticava a schermo anche lui. È iniziato all'età di 6 anni, ma all'inizio non mi piaceva molto perché ero l'unica bambina. E poi dopo 4 anni ho iniziato a fare finalmente le gare e la mia prima gara è stata a Pinerolo, che sono andata seconda, e poi da lì è iniziata una passione. Facevo sci, che all'inizio mi piaceva molto e andavo forse anche un po' meglio. Poi quando la scherma è iniziata a diventare un po' più impegnativa a livello agonistico, ho lasciato lo sci perché avevo anche paura un po' di farmi male. Allora, la vittoria più importante è stata quella di Udine, che è una gara di Coppa del Mondo, che magari non è quella più importante perché gli europei sono più importanti, però quella gara lì me la ricordo benissimo perché sono andata lì con mio papà da soli ed abbiamo autorizzato per fare questa gara come un premio per la mia stagione ed ero la più piccola perché ero under 17 e ho vinto questa gara di Coppa del Mondo under 20 dove era una cosa abbastanza inaspettata. Una figura essenziale per Federica è poi Massimo Zenga, che la conosce e allena fin da piccola, essendo anche un caro amico di famiglia. Massimo, insignito del premio Seminatore d'Oro come miglior maestro di spada dalla Federazione Italiana Scherma, è per lei infatti quasi un secondo papà, definizione della stessa Federica.
Beh, l'alleno da quando ha iniziato e il rapporto è strettissimo per il fatto che la prima volta che l'ho preso in braccio aveva 4 giorni, quindi è molto amico del papà e della mamma, quindi poco per volta abbiamo portato in palestra e adesso c'è un rapporto quotidiano con lei, andiamo molto spesso in trasferta in giro sia nelle gare italiane che in quelle di Coppa del Mondo, quest'anno ci abbiamo fatto gli europei in Russia, l'ho seguita anche i mondiali a Verona, quindi c'è un rapporto veramente molto stretto, molto particolare per il fatto che mi accorgo subito quando arrivo in palestra la sera, pomeriggio e ha la luna storta o è contenta, quindi per quello ci sono questi piccoli particolari che altri colleghi non vedono quando la seguono, non ci sono io, ma io me ne accorgo subito quando c'è qualche giornata un pochettino più storta delle altre.